Ho incontrato tanta gente strana nel mondo, ma mai quanto il mio vicino. Ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo e bentornati su Hello Neighbor. Finalmente è uscita la seconda alfa e vi porto il gioco completo. Ovviamente non proprio completo perché ancora questo gioco deve uscire e uscirà l'estate del 2017, ma io direi subito di iniziare. Oh raga, no bello. Si vede che hanno fatto una cinematica bellissima. Ah, questa è la mia nuova casa, credo, sì, credo di sì. Allora, la cinematica è stupenda, mi piace tantissimo. Preset to open, quindi presso E per aprire. Dopo, che devo fa? Eh? Che devo fa? Ah, ok, sto... Ah, qua, ok. Devo entrare dentro e devo muovere le cose dentro, giusto? C'è un palo che mi ferma qua dietro. Allora, basta. Allora, devo muovere le cose dentro. Qua che mi dice? La chiave è sotto la pietra, vicino alla mailbox. Quindi questa pietra, ok. Prendiamo. Cosa? C'era lui la chiave! Il corvo! Cioè, mi volete far diventare cattivo, vero? Prendi questo! Ma dove è finito il mio vicino in tutto questo? Dove è finito il mio... in quella casa? No, impossibile, è troppo piccola quella casa. Allora, dove è finita la chiave? Ok, qua. Ok, prendi questa chiave. Ok, andiamo ad aprire qua. Press questo, tu aprire. Non possiamo aprire perché dobbiamo togliere sti cavolo di assi. Per togliere le assi dovrei prendere sicuramente... lo sta prendendo già. Un piede di porco! Ah, bello il pavimento della mia macchina. È in mattone per caso? Ok, si prende così. Ah, si prende con Q e E. Ok, posso andare qua e posso rimuovere questi. Uno, due. Ok, sì, però quanti sono? Scusate un attimo. Però dove è finito il mio vicino? Il mio vicino non c'è, non esiste. Basta stima! Tra l'altro, ragazzi, hanno aggiunto il fatto che adesso ci abbiamo anche le mani e non siamo dei fantasmi. Figo. Fighissimo, siamo entrati? Possiamo entrare? Wow. Ok, prendi questo. Ok, entriamo dentro. Dai, forza! Bellissima sta casa che non ha niente. Ma come le compri le case, signore? Come le compra le case? Tra l'altro bellissime le mie Converse, ragazzi, mi sto addormentando. Cosa succede? Oh! Oh! Il mio vicino! Che stai facendo? Una chiave rossa? Una keycard? Ah, chiuso la... Oh, ah, sta chiudendo la porta, così non posso andare a prendere una keycard? Ah, che mi serve la keycard? È talmente malvagio che beve la... Keycard là dentro, raga. Ok. Un bambino. No, se raga, sento delle urla. Oddio. Un bambino. Sta combattendo con un bambino. Che sta facendo? Via, corri, corri, corri. Devo vedere. Devo vedere. Devo vedere che sta facendo. Devo vedere che sta facendo. Ok. Dai, però che lentezza. Ha chiuso qualcuno là dentro, raga. No, vabbè. Che crudele. No, no. Non t'azzardare. Non t'azzardare. Scappatene. Scappatene. Ho detto scappatene. Ho detto scappatene. Perché l'ho fatto? Perché ho fatto ste cavolate? Perché devo fare ste cavolate? Perché sono entrato qua dentro? Devo prendere la chiave, raga. Devo prendere la chiave. Prima devo esplorare la... Il bambino è scappato? Non ho capito, raga. Ma che è sto bug? Dai!
Ok, non so che cosa sia successo, porca miseria. Ok, la chiave. Cioè, devo inserirla qua, la chiave rossa. Sti fili vanno al piano di sopra. No, non c'è nessuno. Ok, io ho preso un binocolo che non so che cosa mi serva. Allora, devo esplorare la casa. Qua non ci posso entrare perché è chiusa a chiave. Porca miseria! No, fuori, fuori, fuori! Va bene. Non è possibile. No, no, sta roba non è possibile. Ho preso un binocolo. Ancora ce l'ho il binocolo, serio? Serio che c'ho il binocolo ancora? Ha chiuso a chiave, fammi indovinare. Ah, no, ha aperto. Grazie. Muovo di qua. La chiave! Volevo prendere la chiave, volevo prendere. Ragazzi, tra l'altro ho migliorato. Basta, migliorato troppo. Fuoco? Fuoco, c'è fuoco? Dove c'è fuoco? Ti prego, fai che non ci sia. Fa che non ci sia. Vabbè, è che è letto, signore, dai. C'è niente. Ok. Una torcia. Qualunque caso, la torcia a me serve. Usciamo, usciamo. Devo vedere fuori che cosa c'è. Fuori che cosa c'è? Ok. Siamo fuori. Ok, qua c'è qualcosa. Ecco, infatti. L'avevo presupposto. Devo entrare. Questa è quella della porta rossa. E c'è dentro il piede di porco, che mi servirà sicuramente a togliere le assi da quella porta. Allora, facciamo il giro della casa per... Allora, questo è bagno. Ok. Questa. Cucina. Ok, cucina. E qui c'è la porta, che devo controllare bene perché... Ok, piede di porco, keycard. E basta. È just... Porca miseria! Via, 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 via,
sì, abbiamo capito. Allora, Flip Door Challenge! No, che cos'è sta roba? Perché? Cambia? Due. Oddio, devi scappare. Scappatene! Che è successo? Maledetto! Ma se io volessi andare al piano di sopra, raga, guardate quella stanza. Ho preso la chiave, ho preso, via via dentro casa. Chiudi. Ho preso la chiave. Ho preso la chiave. Che ci fa un telefono qua? Che mi serve un telefono? Vabbè, no, vabbè, non mi dire che sono così creativo che posso fare una cosa. Posso distrarlo? Ti prego, dimmi che posso distrarlo. Questa doveva essere la casa del mio vicino, ma lui mi ha rubato la casa. Avete capito che ha fatto? Avete capito che ha fatto questo maledetto? Vabbè. Sono un mito, basta, sono un mito. Possiamo telefonare, magari. Quando lo chiamo, lui si allarma. Perché questo suono che noi sentiamo è lui quando si allarma. Allora, posso riposare questo qua? Ho detto dritto, mettilo. Così mettilo. No! No! Non così, così. A posto! Quindi, abbiamo una chiave e dobbiamo andare a prendere il piede di porco. Poi che faccio? Vado a togliere quelle assi, mi ha visto. Ma che cosa? Che cosa è sta roba? Mamma, ma fa bubusette, che è sta roba? Vediamo se c'è qualcosa dentro. Niente. Abbassalo. Alzalo. Abbassalo. Alzalo. Best gioco euro dell'anno! Ah, comunque questo qua è un genio, basta! Sta dormendo. Sta dormendo, sta dormendo. Non esisto, non venire qua, ti prego. Ok. Prendi sto piede di porco che ti serve. Vattene dalla finestra, vattene. Vattene dalla finestra, vattene, vattene dalla finestra, vattene dalla finestra. Via, via, via. Via, via. Ok, adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo togliere le assi. Porca miseria, se il mio vicino in questo caso mi ammazzerà. Ma se io volessi togliere direttamente la porta, posso? No, non posso, ma fa bagno. A sto punto che faccio? Io la chiave rossa la butto, non mi serve più. Scusate, un attimo, chiave rossa. Dov'è? Chiave rossa? Via. Via, via, ho detto. Se rimaneva in piedi, volevo almeno 10.000 like. Basta. Ti prego, vattene da qualche altra parte.
Allora, basta fare stretching. Che fai stretching? Tanto non mi recuperi mai. Io sono più veloce di te. Tra l'altro, mi avete detto un trucchetto per volare con il bidone della spazzatura. Io credo che stavolta mi servirà perché forse dovremmo arrivare sul tetto. Infatti, là c'è un buco. Là c'è un buco. Facessimo prima la cosa del bidone per vedere che cosa c'è sul tetto. Che sicuramente la chiccarda l'avrà messo al piano di sopra. Perché altre stanze qua non ce ne sono. Perché là c'è. Vedere qua che vedo. Ok. Questo filo l'abbiamo visto. E se non sbaglio dovrebbe essere questo filo di qua. Dovrebbe essere lo stesso filo che va. Che sta facendo? Qua! No! Mi ha preso! Ma come fa? No, raga. Comunque, stavo dicendo. Il filo che noi vediamo là. Se non sbaglio, se la smetti però. Se la smetti. Ok, io di qua non lo vedo, però c'è un filo là che collega la porta. E serve per la keycard, perché è collegata alla cosa della keycard. Quindi dovremmo avere non solo la keycard, ma dovremmo spegnere pure l'elettricità, forse. Via, via di qua, via di qua. Vedi qua, che devo fare? Open. Aspetta un attimo, non sto capendo. Perché qua open? In che senso? Questo è il generatore, in caso si staccasse la corrente. Ok, vieni qua, vieni, Quindi devo staccare pure il generatore. Benissimo, bene, benissimo. Proprio, ma dove siamo finiti? E questa è la seconda energia, quella del generatore. Ok, staccala. Staccala. Nel dubbio, staccalo, ho detto. Staccarlo. Io nel dubbio mi nascondo dentro gli armadi, nel dubbio, Non so, non è così difficile. Tu non mi stai vedendo, eh? Fatta! Ho tolto l'asse! Sì, mi manca la keycard, mi manca! Quindi devo prendere. Devo salire qua sopra. Questa è la stanza? Sì, c'è il buco. Quella è la stanza della keycard. Sicura al 100%. Allora, devo prendere un bidone, devo prendere. Ragazzi, speriamo che questa cosa funzioni e che non l'hanno tolto questo aggiornamento. Ti prego, fai che funzioni. Ok, mi avete detto di salire sopra, fare così e poi così. Sto volando, sto volando, sto volando! Sono sopra! No, di quanto? Da dove sei arrivato? Ce la stavo per fare! Sti giochi buggati, basta rimanere là, me ne vado dentro, abbiamo capito. Bello sto gioco, è molto divertente. Ok, possiamo andare avanti. Allora, visto che c'è il getto propulsore di un cavolo di bidone della spazzatura, dobbiamo fare così, no? Così, giusto, dovrebbe funzionare. Ma non così. Questo bidone non funziona, meglio l'altro. Verso l'infinito e oltre. Niente, non ci arrivo. Che ci fa lui là? Che ci fa lui qua? Raga, si è buggato. Raga, si è buggato. Sì, abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Si è buggato là! Si è buggato là! Non può fare più niente, si è buggato! Che ci fa là poi, tra l'altro? Comunque, raga, chi se ne frega, si è buggato! Abbiamo vinto per un bug! Yes! Si è bloccato! Yes! In qualunque caso, ragazzi, via! Sì! Come è successo? Ci sono riuscito. Dov'è il buco? Entra, entra. Tanto lui non c'è. No, no, lui non c'è. Lui non c'è. Sì, ma pure queste cose mi fanno volare. Allora, che devo fare qua? Oh, finalmente la keycard. Questa è la zona in cui qua è stato chiuso. Ok, devo spaccare il vetro sicuramente. Poco ma sicuro. Perfetto. Devo scendere. Devo scendere. Perché là è chiuso, ovviamente. Scendo. Basta che non muori. Basta che non muori, ormai ho finito, ormai ho vinto, lui si è buggato, yeah. Siete pronti alla verità? Vediamo che cosa c'è dietro questa porta. 3, vai, entra. Sì, no, bello il nero, è bellissimo il nero. Cos'è? Cos'è? Qua mi sembra la torcia. Che cos'è sta roba? Candele? Cantina? Qui, allora, qua è dove è stato rinchiuso qualcuno, un bambino. Eh sì, un bambino è stato rinchiuso, per troppo evidente, guarda. Il bambino non c'è, raga. Il bambino non c'è. Oddio, che cosa brutta!
Oddio! Piacere, sono io! Tu chi sei? Quella è la casa. Quella è un'altra parte della casa. No! Non me lo puoi far finire così! Ti prego, dimmi che si può andare avanti. Sì, si può andare avanti a quanto pare. Soltanto che noi non possiamo perché il gioco ce lo vieta! Non è giusto! Ok, ragazzi, io credo che questo episodio lo posso anche concludere qui. Io spero tanto che esca l'Alpha 3 di questo gioco, che farò sicuramente. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like. E se non siete ancora iscritti al canale, che cosa aspettate? Iscrivetevi immediatamente. Mettete mi piace alla pagina di Facebook. Seguitemi anche su Instagram. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! E comunque mi sono tagliato i capelli e voi non ve ne siete nemmeno accorti. Bianco.